Ben approdati nuovamente sul mio canale. Madonna, che faccia sbattuta che c'ho. Ed eccoci qui per girare un video che non vedevo l'ora di fare. Avrete sicuramente capito di cosa sto parlando. Keiko finalmente, dopo tanta attesa, ci rilascia la collezione Summer 2021. Quella ufficiale, perché prima ci ho snocciolato la capsule collection, la settimana dopo manco il tempo di digerirla, e insomma si sa che l'anguria a volte rimane un po' sullo stomaco. Bam, Keiko Dolce Diva, così. Ma insomma, voglio dire, far uscire un po' prima la Fruit Explosion, cioè de corsa sono andata a vedere quello che ci ha rilasciato questa volta. Ho fatto una panoramica e ho trovato una ragazza in negozio veramente gentilissima, a cui ho ovviamente chiesto prima cortesemente se potevo fare delle foto, catturare qualche immagine per voi, e, perché a tradimento non l'avrei mai fatto, de nascosto, insomma, non mi viene, non ce la faccio. Io non riesco a mentire, gente, sono fatta così. E mi ha dato l'ok a e ho fatto qualche ripresina, qualcosa che molto probabilmente ora starete vedendo accanto a me. Devo dire, la collezione è davvero molto molto vasta. Ci sono alcuni prodotti che mi hanno lasciato in forze, e infatti sto decidendo per l'acquisto di altri prodotti, per cui restate sintonizzati sul canale perché arriverà un Dolce Diva 2. C'è qualcosa che alla Lizzy la sfizia, ma che sul momento non l'ha colpita al 100%. Però è certo che sarà così, è certo che tornerò, è certo che prenderò altre cose. Alcune cose non le ho proprio trovate tra quello che poteva essere sold out e quello che stranamente i negozi ancora non c'è stava, quindi tornerò a pizzicare. Però ci sono alcuni prodotti che sicuramente non prenderò, come ad esempio il primer, che... Gente, che senso ha un primer arancione? Quante shade può andare ad acchiappare un primer arancione? Io l'ho visto testato su altre youtuber e rimangono arancioni. Non si adatta a un cavolo di tonalità di pelle di nessun genere. Diventano un palumpa, appunto. Keiko. Comunque, la crema dopo sole... Ho già altri prodotti, altre linee che uso, quindi me la schippo alla grande. Il prodotto per sopracciglia, idem, perché quell'applicatore secondo me rende impossibile poter fare delle sopracciglia precise, e per chi come me le disegna proprio da zero, perché io ho quattro peli sparati in croce, quello non è proprio un prodotto che va bene. L'ombretto, quello che io anche credevo, come tutte, che fosse un ombretto liquido, invece no, sono dei pigmenti in polvere libera. E vi assicuro, gente, che quando lo aprite, una nuvola di pigmento che svolazza nell'aria e si perde. In più non hanno una grandissima pigmentazione, e è un pigmento che non ha una base satura, sono praticamente dei microscopicissimi micro glitterini riflettenti, vanno applicati necessariamente con una colla per glitter perché altrimenti cadono. Alcuni hanno dei riflessi interessanti, può darsi, chissà, magari nei saldi, ma vi giuro che quel pack è una tragedia per quel tipo di prodotto. Già è una tragedia il pottino di MAC, figuriamoci quello. Rossetti liquidi ne ho a scatafottere. Le matite è tra quelli che un po' mi lasciano in forze, così come la cipria in polvere libera. Il fondotinta compatto molto probabilmente lo prenderò ai saldi, ma più che altro per fare backup, perché già ne ho 3 o 4, quindi mettecene un altro. Bronzer idem, cioè mettecene un altro. Illuminanti non mi sembra niente di trascendentale rispetto a quelli delle collezioni estive precedenti. E che dire, andiamo a vedere che cosa ho preso alla fine. E come dico sempre io, andiamo a incominciare. Dopo questa intro della Madonna, durata tantissimo, ecco qua il mio primo acquisto
con la nuova collezione Dolce Diva. Ciò che non ho preso lo andremo a sostituire con i prodotti delle ultime collezioni uscite, perché voglio dire, vi ho fatti vedere pochissimo, vi ho fatti vedere solo in un video, anzi io continuerò a rimetterli in gioco, quelli della Mood Boost e della Fruit Explosion, perché cioè, sono bei prodotti, facciamoli lavorare. Tra l'altro io off camera li uso quotidianamente, ci sono alcuni che sono già diventati miei doppissimi. Comunque, tra i prodotti che ho preso quelli che mi hanno sfizzettato di più. E perché mi hanno sfizzettato di più? Perché non so come, ma mi ricordano una certa Carlotta. Una certa Carlotta Tilbury. E non sono stata l'unica a notarlo. Così come la Cipri effetto fresh, che sono curiosa veramente di vedere se da... sul serio, effetto fresh, è molto probabile che me la porterò a casa la prossima volta che vado da Kiko, e ci ricorda un sacco quella uscita della compianta Becca, che purtroppo a ottobre chiuderà i battenti. Io quella di Becca l'ho provata ed è fantastiliardica. Dunque, ho preso per ora due prodotti, ma penso che siano due pezzi veramente forti della collezione, e sono la palette, di palette ne sono uscite due, e una un po' più sui toni caldi, un'altra un po' più neutro rosata. Vediamo le unghie a questo punto della situazione. I pack sono bellissimi, a partire dal pack primario che è stupendo, con questo avorio, questo intrecciato che ricorda tanto la raffia e la paglia che si utilizza in estate, fa subito estate, e queste catene dorate che un po' fanno diva, un po' Chanel, un po' così insomma. Via il pack, e questo è il pack primario, è a rilievo, è in cartoncino, comunque l'effetto è lucido, anche un pochino cangiante, come potete vedere, con le due K, ma andiamo a vedere dentro, la plastichina si è levata da sola. Ci abbiamo uno specchiettino che è sempre super comodo, in questo momento ho accecato a tutti, e poi io posso dire che mi ricorda un po' Charlotte, mi ricorda un po' Carlottina Tilburia. E posso dire che questa parte qua è quasi identica ai quad famosissimi di Charlotte Tilbury. È solo che qua c'è scritto Dolce Diva. Che dire, gente, andiamo a utilizzare questa palette. Nel casino del traslonco, ne è vero, io mi sono ritrovata a non trovare più lo specchio tondo con il piedistallo che di solito uso quando mi trucco in video. L'ho messo in uno scatolone come tanti altri oggetti che avevo paura potessero rompersi nel travaso di mobili e scatoloni. Non mi ricordo più, tra i mille scatoloni che ho ammucchiati dentro casa, in quale stava. Quindi ho recuperato questo, lo specchio di pora nonna. Per cui oggi ci andremo a servire dello specchio de pora nonna. Ha fatto la guerra sto specchio. E non scherzo. Probabilmente la seconda sì. Ho applicato la base di Astra per gli occhi, il Ritual Eye Primer, che vabbè, penso si sia capito che è diventato uno dei miei toppissimi. Forse sì. Ora... Che dire, voglio andare ad utilizzare tutti e quattro i colori, insomma, non è difficile, a volte ne uso anche il doppio per fare un make-up, quindi andiamoci a prendere un pennello da... Vado ad utilizzare il 2.17 di MAC, che io ho nella vecchia versione. Allora, devo dire, il kickback in cialda è quasi nullo, gente, e non me lo aspettavo. Vediamo se ci pregiudica o meno la pigmentazione. E rose all'uncinetto qua, punto croce in primo piano, bellissime. E andiamo a vedere. E questo me lo vado a mettere nella piega. Il payoff mi soddisfa. Mi soddisfa e il colore è meraviglioso, gente. Ma questo lilla quanto sta bene, adoro. Allora, sfumato in 3-2-1, io già vi dico che questo primo matte mi ricorda come qualità esattamente
quelli della collezione Mood Boost, che gente, quella palette di ombretti da 6 è qualcosa di superlativo. Ne parlavo anche con la ragazza in negozio da Kiko quando sono stata in store, e anche lei ha notato che la qualità degli ombretti Kiko è salita in maniera impressionante. Una cosa pazzesca. Guardate sto matto, già fatta transizione. Che volete che vi dico, gente? Pazzesca, mamma mia. Io super super contenta. Cacchio, cacchio. Ora prendo un pennellino da sfumatura, però molto più piccolo, magari anche leggermente più fitto, e mi vado a prendere questo bel marrone cioccolato fondant e intensifico sia la piega che la parte esterna dell'occhio. Devo dire, non si stanno amalgamando niente male. Allora, il marrone, essendo un colore scuro, fa ovviamente incialda leggermente più kickback, ma voglio dire, so, due granelli proprio in croce. E quindi con questa cosa siamo veramente molto migliorati. Ora, con il pennello sporco, del primo colore che ho preso, che è quel corallo meraviglioso, vado un pochino a sfumare i bordi e ad amalgamare i due colori assieme. Poi, nel caso, mi vado un po' di più ad intensificare sia l'uno che l'altro, ma prima voglio andare ad applicare lo shimmer, così poi bilanciamo successivamente, ma già così una bomba. Oh. Mi sta facendo dei matte Kiko che sono pazzeschi. Comunque, adesso abbiamo lui, cioè, non so se state notando che meraviglia sto colore. Io spero davvero, davvero spero che mi dia satisfaction veramente tanto. Ora vediamo un po' dove ce l'ho, dove l'ho messo. Poveri coglioni da gente, tantissimo. Allora, intanto proviamo con un pennello a lingua di gatto, di quelle con le setole sintetiche talmente fitte che mi rasenta quasi un pennello con fatto di silicone questo. Vado a prelevare il prodotto, cioè, ma ci sono proprio pagliuzze, cioè questo è un foil paurosissimo, guardate che roba. Pagliuzze che abbondano, e vediamo un po' se ci fa sorridere. Ci fa sorridere, gente. Ok, un rose gold da panico, di quelli che, come Huda ci insegna, con il polpastrello va tutto meglio. Oh. E io già me lo sento, gente, me lo sento nelle vene. Wow. Ma non contenti e non felici, lo andremo anche a bagnare, gente. O voglio spremere sto ombretto tanto. Fix sempre di Astra, quello nuovo. Spruzzacchiamo e vediamo un po'. E sbabem. Ok. Ah, io adoro quando Kiko fa queste cose e mi rende felice. Visto che ho trovato il pennello in silicone, dall'altra parte lo proveremo con il pennello in silicone. Così vediamo se ci evita di fare un altro di questi passaggi che abbiamo fatto per spremere come un limonio l'ombretto. Ma, oddio, non più di molto, eh? Vediamo adesso che ho preso più particelle ancora.
Beh, oddio, sì, effettivamente il pennello in silicone ci facilita tantissimo. Ci facilita un bel po'. Però se lo bagniamo arriva a questo livello. Io bagno questo. Yeah! Ok, questo foil è bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Ha una texture di base cremosa e poi ci sono tutte queste foglie di particelle microriflettenti fra l'oro e c'è un qualcosa anche un po' di platino e c'è un duochrome, triochrome, non lo so. È fantastico, si sgretola parecchio e vedete qua. Si sgretola proprio, ma proprio perché è un foiled, e esattamente texture Huda Beauty. Huda Beauty? Chi è Huda Beauty? Il fake di Huda Beauty? No, texture Huda Beauty. Bellissimo. Bellissimo. Visto che ci stiamo, non si butta via niente, gente. Ora, con un pennello penna, che spero di avere tantissimo, sì, ce l'ho. Pulito anche, vado a prendermi il marrone più scuro e mi vado ad intensificare un po' qui perché sfumando anche tutta questa perla, tutta questa roba, magari un po' di intensità potremmo essercela persa e quindi mi vado a fare questo lavoretto di fino. E anche un zinzino nella piega. In questo modo. Mi piace che ci sono di nuovo, proprio leggerissima, eh? Un trucco shue shue. Ora riprendo un pochino del pescato, ma proprio lo tocco pianissimo. Scarico anche un po' e vado ad ammorbidire qui. Ok, adesso con un pennellino preciso a lingua di gatto mi vado a prendere questo champagne perché ci voglio fare l'angolo interno. E là là. Più che diva, servita degli Oscar. Cioè, no vabbè, ma la beltade, ma questo shimmer, ma non ho parole, non ho veramente parole. Ora vado a completare il look, faccio la base, ciglia finte, quant'altro e poi proviamo gli altri prodotti insieme e andrò ad applicare delle ciglia finte di Kiko. Queste ultimamente mi stanno piacendo tantissimo e le ho prese in due modelli, gli unici due modelli extra. E queste sono le effetto volume, davvero da provare. Se sentite motorini, gente che strilla, ragazzini, cani e gatti, c'ho le finestre aperte perché è arrivata l'estate. Ci vediamo tra un attimo. Ovviamente Laila, che è felice di andare a fare la sua passeggiata e ce lo manifesta così.
che dire, Fabulous, mamma mia quanto mi piace questo look. Allora, vi lascerò nell'info box tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare la base e fare tutto il resto. Le ciglia finte, vi ho detto, erano sempre quelle di Kiko. E ecco, quello che vi segnalo è, ho utilizzato il fondotinta compatto, quello che esce sempre in tutte le collezioni estive, c'è anche in questa ed è un prodotto ottimo, quindi io vi posso solo che consigliare di andare a dargli un'occhiata, perché è pazzesco. Io lo prendo sempre a partire proprio dalle prime volte in cui è comparso, e questo è uno dei prodotti che vi consiglio tantissimo, insieme anche alla Maxi Terra, perché comunque è un buon prodotto, ma io già ce n'ho un paio prima che smaltisco, addio, quindi l'ho ovviamente skippata. Ho usato il blush della collezione Fruit Explosion e anche la matita all'interno dell'occhio è quella corallo della collezione Fruit Explosion. Info box, tutto l'elenco dei prodotti utilizzati dall'inizio alla fine. Ma ora abbiamo l'ultimo prodotto che ho preso della collezione Dolce Diva. Ed eccolo qui. Un'altra, come dire, citazione a Charlotte Tilbury è sicuramente questo illuminante. Non so se possa esserlo anche nella formula, io quello di Charlotte Tilbury non l'ho provato. Ragazzi, ma proprio su via, vattene a casa a giocare, no? Vai a fare merenda, che ora. Comunque il packaging è praticamente molto 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 simile all'illuminante liquido di Charlotte Tilbury. Ah, ma non avevo visto, bellissimo, ha un taglio ottagonale il tappo con tutte quante le sfaccettature che sfumano, bello. La colorazione che ho preso io è la 01, che è una sorta di champagne. Poi c'era una specie di bronzo, ma era proprio molto scuro, quello boh, forse se mi abbronzerò mai nella vita. E poi c'era un rosato. La cosa bella di questo prodotto è che viene indicato come viso e occhi, quindi può all'occorrenza essere utilizzato anche per un trucco occhi molto glamour, luminoso, ma semplice e leggero. E ha questo twist per l'on off, così potete proprio mettere la sicura all'illuminante. E ora andiamocelo a vedere. Se preme, eccolo qua che esce. Visto così promette bene, vediamo sfumandolo. A me piace, gente. Oh, vediamo, proviamocelo sulle visage e speriamo che non si porti via nulla. Credo asciughi, io lo vado a sfumare con il dito. Oh, a me mi piace, oh. Ah, vedi, bello, ne aggiungo un pochino qua, che voglio un pochino più di luce. Messo così e sfumato con le dita, niente male. Se se ne applica poco e poi lo usate solo per voi stessi, io penso che possiate tranquillamente utilizzare anche la spugnetta applicatore in dotazione. Mi piace, no, perché non ne avevo sentito parlare benissimo, invece a me piace. Oh, andatelo a provare, ma io penso che sia un bel prodotto, almeno per quanto riguarda la first impression. Quella, per quanto riguarda la first impression, gente, ma che gli volevo dire?
non fa macchia perché non mi sembra che mi faccia ombre, quindi bomba. Possiamo stratificarlo, vediamo. Vado ad aggiungerne un po' qui, soprattutto nella parte alta, ma proprio anche così. Tiè, ma mo sto a sfumare così. Ecco. Ao! Come si dice a Roma. Bel prodotto. Arco di Cupido, cioè l'importante è dosarlo e non andateci con un mappazzone sparato di illuminante. Dosato così io non lo vedo affatto male, mi sembra anche abbastanza, cioè, luminoso, sottile. Certo, ovviamente ha un finish luminoso metallico, quindi ovvio che un pochino la crema della pelle la non dico evidenzia, ma si nota. Però insomma, a me piace anche il finish. Me felicia. Gente, questo illuminante me lo rivedrete in video molto presto e molto spesso, se piace. Tac, anzi, twist and close. Bomba! Allora, per le labbra andiamo ad utilizzare questo, visto che ci sono prodotti labbra, c'erano tutte cose già viste e riviste, gente, io non ho idea. Però glossiamole e idratiamole. Questo è buono da morire, mamma. Canditi proprio, canditi all'arancio. Ma quanto è bello sto coso, fare scorta. Dunque, dunquino, gente, questo è il look finito. Io sono molto molto soddisfatta del risultato. Devo dire che i prodotti che ho pizzicato valgono la pena, sicuramente. La palette è bellissima, stessa qualità della Mood Boost, davvero ottima. Quindi i matte non fanno tanto kickback in cialda, a parte questo che è un pochino più scuro, questo praticamente niente. E sono con un payoff soddisfacente, si sfumano in 3-2-1, sono stratificabili, intensificabili, come potete vedere, non fanno macchia e sono anche discretamente burrosi come formula. Quantomeno questo pescato e anche questo marrone non sono proprio crema, ma comunque devo dire che è una buonissima formula di matte. Questo shimmer che ho messo nell'angolo interno dell'occhio, burro cremoso. Questo foil è pazzesco, guardate che specchiatura e che luce che dà al look. Approved, anzi, ho il sospetto che ci scapperà pure l'altra. Illuminante è quello con cui sono partita più scettica, perché non ho visto tanti sperticamenti per questo prodotto. Forse l'errore è stato quello di pretendere che fosse un dupe di Charlotte Tilbury, che avesse quindi la stessa formula, e non ha la stessa formula perché questo è Kiko, non è Charlotte Tilbury. Magari il pack lo ricorda sicuramente, con l'apertura e tutto quanto. Pack veramente molto molto bello. E l'illuminante a me piace, è veramente bello, si sfuma facilmente, non fa macchia visto frontalmente, ma appena arriva la luce, sbabeum! Ha una bellissima texture e sono curiosa di fare anche qualcos'altro con questo illuminante. Presto arriverà qualche video interessante in cui lo sfrutteremo all over the face.
Quindi questi due prodotti per me sono super approvati. Kiko, ci sei piaciuta pure questa collezione? Ma che stai a combinare? Che te sei magnata? Pane e meraviglia? Che ci stai a sfornare ste cose? E sì, credo proprio che tornerò a prendere qualche cosa della nuova collezione uscita, più quei pezzi che non c'erano quando sono stata io, più altre cose. Restate sintonizzati. Io spero con questo video di avervi fatto un utile servigio per chi di voi era incuriosito dalla nuova collezione e di avervi fatto un po' di compagnia, strappato anche un sorriso, perché no? Sicuramente il video è venuto lungherrimo, spero che nessuno morirà di inedia durante la trasmissione e durante la visione. Come sempre, ve se amo a tutti quanti, ve se ringrazio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video!